ultimi 3 anni, ma a Catania era un allenatore in balia di tante cose, anche probabilmente non solo legate all'aspetto tecnico della società. E San Paolo sarebbe stato un salto nel buio, come secondo me Bielsa, Pellegrini e tutti i nomi che ho sentito, anche Roberto Martinez, questo dell'Everton, che sentivo nei giorni scorsi. Per me è l'allenatore ideale per la Lazio, per caratteristiche caratteriali, temperamentali, per conoscenza dell'ambiente. Per me sarebbe stato Mihajlovic, se non altro per mettere a posto lo spogliatoio di cui si parla, insomma, in modo un po' così, un po' anarchico, diciamo. E poi come tecnico, non guardiamo come è successo col Milan, con la Sampdoria ha fatto molto bene. Per me sarebbe stato un ottimo allenatore. Adesso si parla molto di Prandelli, che può essere, beh, un allenatore di nome, insomma, addirittura nazionale. Cioè, è anche questo un bel salto di qualità dal punto di vista dell'immagine. Sì, su Prandelli sì, anche se poi nella sua carriera ci sono alti e bassi. A me è rimasto un po' impresso come gestì il mondiale in Brasile, il fatto pure del ritiro a Rio, quella cosa strana, nonostante poi noi siamo andati a giocare, non giocavamo a Rio, era Manaus, un posto in cui il clima era totalmente diverso, c'era molta più umidità, quindi fu gestita male quella situazione. Però poi là non so Ma quanto. il calcio più che gestito male, ci sono tante cose che sono intorno a queste situazioni. Ci sono gli sponsor, ci sono Sì, le infatti. public relations internazionale, e queste sono cose che contano tanto, tanto, tanto. Sì, infatti era. Stavo finendo, pensavo, stavo dicendo, non so quanto poi fu divese da Prandelli quella situazione. E invece. Negli ultimi giorni sono stati accostati dei nomi alla Lazio e ci piacerebbe sapere qualcosa di più appunto sia sul Jardel che su Wallace, che sono tra quelli più insomma che stanno emergendo con più forza. Poi ce ne sono pure altri che sono stati sempre avvicinati alla Lazio. Adesso ci sono moltissimi nomi di giocatori sudamericani. Non solo in riferimento alla Lazio. E negli ultimi giorni è uscito Barrientos, che è il giocatore che giocava con il Catania Esattamente. qualche anno fa. Poi sono stati due nomi che questi non conosco proprio, e sono Rojas, un difensore centrale del Belgrano, e Rodrigo Caio del San Paolo, difensore centrale. E un po' una panoramica su questi nomi, sia su quelli su Wallace e Jardel, sia su questi altri. Wallace e Jardel, soprattutto Jardel, come si dice a Roma, magari ci cascano. Sarebbe soprattutto Jardel un grosso acquisto. È un giocatore molto sperimentato, è un giocatore che ha una buona continuità di rendimento. Wallace lo conosco un po' meno in realtà. Per quello che riguarda gli argentini, Barrientos è già venuto qua e non ha fatto grandi cose in Catania. È un giocatore dotato di talento, ha avuto due infortuni tremendi qua, però non credo che venga a far alla Lazio un salto di qualità importante. E gli altri sono giocatori che ti trovi anche in Serie B da noi, con tutto il rispetto e l'affetto per il mondo argentino e cileno, per carità. Io, di nomi che ho sentito importanti, come se fossi la Lazio, sento tanto parlare di Candreva che lo vuole il Napoli. Io lo porterei immediatamente in cambio di Gabbiadini, tanto per dirne uno. Beh, Un certo. centravanti per me fortissimo e sul quale mi butterei. Oggi è uscito molto il nome di Immobile, che per me è un giocatore che fa molto bene quando c'è Ventura, ed è un giocatore che ha fallito quando è andato in altre realtà. Sono quei giocatori che evidentemente hanno un'empatia particolare dentro e fuori dal campo con determinati allenatori. Si parla molto di Janssen, dell'olandese, del campionato. Me ne parlò uno scout qua di Roma, si chiama Roberto Nardecchia, che poi è diventato un amico con il quale ho il piacere di collaborare. E mi parlava di questo ragazzo olandese che ha fatto molto molto bene quest'anno, e sarebbe un acquisto interessante, mentre quello dell'Ajax ci sono soprannomi, come si chiama, Sì, Emilio. ci sono nomi grossi di società e procuratori minorari, ma quindi sarà difficilissimo arrivarci, comunque è un salto nel buio anche questo. E poi c'è sto Pavoletti, che mi pare che fra lui e Zaza potrebbero andare a giocare all'estero, in Inghilterra, da Ranieri. Anche io, Lazio, fanno un pensiero
su uno di questi qua per sostituire Klose. E poi mi sembra buona l'idea Pazzini in rosa, mi è sempre piaciuto molto. La Beh. padula dove lo fai te, Filippo? Come? La padula dove ci andrà poi? Ma la padula so che lo tratta la Lazio, lo tratta il Napoli, per lui il Napoli rappresenta forse, visto l'età, l'occasione della vita per fare un grande contratto per una buona visibilità. Certo vai lì con la prospettiva di fare la riserva Higuaín, se non si rompe Higuaín questo giorno non gioca mai. Alla Lazio, io se fossi il procuratore della Padula direi perfetto, se il mio assistito viene per fare il titolare, cioè parte con la maglia numero 9 garantita, poi la può perdere durante l'anno se le cose non vanno come si spera o se qualcun altro si mostra migliore, bene, io la porto subito alla Lazio assolutamente. Non deve andare in una squadra in cui gioca. Adesso ha fatto la prima annata veramente continua e pazzesca, potrebbe essere come posso dire, cioè, tipo Schillaci, no? Ve lo ricordate alla Sì. Juve? Lì fece un No, paio di no. incertezze, poi Beh, Andrea. l'ha definito un animale d'aria. Vedo che fa gol in tutti i modi, ha proprio il senso del gol, sente la porta anche se non la vede. Per me è veramente Assolutamente. un grande attivo. Ieri ha fatto un gol fantastico, ha una difesa organizzata e concentrata come quella del Trapani. Però è un giocatore, cioè un conto è giocare a Pescara, un conto è giocare alla Lazio, cioè cambia completamente la pressione, il livello, il ritmo, cioè è un bel salto non proprio nel buio, perché la Padula ha fatto questa stagione fantastica, però non è, cioè io ripeto, come centravanti buio per buio butterei su un giovane alla Janssen, come dicevo prima, quello di Gardecchia, o mi butterei sul Pavoletti della situazione, che ha fatto già bene in Serie A. E poi se questo viene, se non riesco a prendere nessuno diciamo, di più sperimentato e viene lui, la Padula, per carità di Dio, in questo momento la Padula sarebbe la nazionale, perché tocca la palla e segna come dicevate voi, in tutti i modi, con tutte, insomma, è un bel giocatore, però una bella punta, insomma, lui sta portando lui per scala interiani. Sì, io mi trovo pienamente d'accordo con il nostro opinionista e a dire la verità è da un po' di tempo che vorrei vedere la Padula con la maglia biancoceste. Poi dipende sempre dalle cifre in cui si aggirano questi nomi a fianco alla Lazio. Chiaramente se già Milik parte da una valutazione di 20 milioni di euro. Mi sembra abbastanza difficile poi che possa essere un'operazione fattibile rispetto alla Padula e alle cifre che si parlano intorno agli 8-10 milioni. Allontanandoci un attimo dal mondo Lazio, io chiedo al nostro Filippo Colasanto che estate prevede e quali secondo lui saranno e le trattative, quelle più entusiasmanti e più particolari, e quanto influirà anche la manifestazione che ha avuto da poco inizio la Coppa America. Sappiamo che poi lei è un grandissimo estimatore e conoscitore del calcio sudamericano. Diciamo che il calciomercato in Italia non è più quello di una volta, è per motivi economici e per motivi anche di appeal. In Italia non vengono a investire gli stranieri, è strano e meno male che pare i cinesi stiano interessando in modo così massiccio e importante almeno un paio di squadre per cominciare, si parla anche del Genoa, lo sentivo. E questo, se veramente entrano queste potenze, queste condizioneranno in maniera forte il calciomercato, perché l'Inter si parla di un ingresso importantissimo che oggi dovrebbe essere stato ufficializzato, se non sbaglio, e naturalmente poi si verranno. Yaya Touré, che sembrava il primo obiettivo di mercato, diventa un comprimario rispetto a quello a cui potrebbe accedere l'Inter con una forza economica simile alle spalle. Per il Milan, se venisse ceduto il Milan, poi si parla di 1,5 miliardi di euro da mettere in cassa in pochi giorni, quindi si aprono scenari per andare a prendere anche Messi, se Messi venisse paradossalmente.
Il mercato italiano, l'appeal ce l'ha comunque per le condizioni di vita che ci sono nel nostro paese, non parlo delle condizioni sociali naturalmente e politiche, quanto parlo del fatto che in Italia si vive bene, c'è un bel clima, si mangia bene. Questo non lo dico io che sono italiano, l'ho sempre sentito dire ai giocatori stranieri che sono venuti a giocare qua da noi, tutti quanti. E guardate proprio l'esempio della casa della Lazio, no? Cioè loro prendono Adriano che a parametro zero è con l'esperienza che ha, è un giocatore ambito anche in altre piazze e è più, in questo momento più importanti, più competitive. Però lui sceglie la Lazio anche perché la Lazio è una squadra che sta a Roma, che sta in Italia, è una squadra all'estero estremamente conosciuta per i trascorsi neanche troppo lontani di altissimo livello, e quindi per rispondere alla considerazione che faceva uno dei vostri opinionisti di studio, il fatto di essere diciamo dei mercati cari, c'è il Milik 20 milioni, sì, ma non lo convinci per i soldi, lo convinci per il progetto, e qui vediamo che cosa possono riuscire a fare lo Tito e fare, ma lo convinci anche perché viene a giocare in uno dei paesi forse non più belli, ma forse il più bello del mondo per le condizioni atmosferiche, geografiche, e qua è bello tutto, insomma, dove giochi. Cioè Ibrahimovic è uno che stravede per Milano, Milano non è una bellissima città per dire, no? Eppure questo stravede per tornare a giocare in una delle, anzi, in una delle milanesi, in Milano. Sì, e merito alla Coppa America, ci spostiamo un po' di argomento. Che manifestazione ci dovremmo aspettare? Già c'è stata chiaramente qualche partita, qualche sorpresa, manca all'appello la favoritissima Argentina. Io al nostro ospite chiedo, diciamo, una sua idea su quello che andremo a vedere nella competizione che si sta svolgendo negli Stati Uniti. Guardate, secondo me le squadre, poi con Andrea anche per la sua attività, diciamo, ludica, il suo hobby lì nel quartiere, ogni tanto chiacchieriamo, punta su questo, punta su quello. Per me la squadra favorita, viste le condizioni fisiche di molti giocatori dell'Argentina, la squadra favorita a vincere il torneo, anche per come si è presentato, è la Colombia. Perché non è il Brasile non è qui. Confermo. Ah, ecco. Cioè, la Colombia stasera ha fatto una super partita, con molto, molto ritmo, intensità, ha delle individualità veramente importanti. Mi aspettavo molto di più dalla Colombia al Mondiale in Brasile. Secondo me questa è la grande occasione, la grande vetrina che può avere, e poi dopo di lei dietro ci sta, io dicevo, fra Messico e Uruguay chi vince può essere una squadra, soprattutto l'Uruguay, però ha perso negli ultimi 5 minuti e non ho visto la partita perché purtroppo non sono riuscito a vederla, e poi c'è l'Argentina che teoricamente è la squadra più forte del mondo, come soprattutto per la linea offensiva da almeno 30 anni, ma sono 30 anni che non vince nulla perché non ha il giocatore con la grande leadership, Messi, di cui si parla come ovviamente un fenomeno, manca totalmente di questa caratteristica e arriva un po', anzi molto incerottata perché ha molti infortunati, ma secondo me se l'Argentina questa notte alle 4 giocano italiane batte il Cile, secondo me l'Argentina acquisisce un'autostima e una consapevolezza che la porta a essere quasi inarrestabile. E scusami Andrea, io prima l'ultima domanda, io volevo che mi parlasse di due giocatori, nostro ospite Peñaranda del Venezuela, di cui se ne parla un gran bene, il giocatore del Granada, e di Cardona, mi sembra, sì, Cardona della Colombia, che diciamo sta diventando la nuova stella della nazionale allenata da Pekerman. Ma il primo Peñaranda non lo conosco molto bene, nel Venezuela io conosco molto bene José Martínez perché ho contribuito a fare l'operazione per portarlo al Torino ed è il giocatore che ha segnato ieri sera la partita, sì, esatto, vincente. Peñaranda non lo conosco tanto, ho visto qualche partita e amichevole
senza neanche buttare troppo l'occhio di lui, perché ero preso dalle interpretazioni di Martinez. E